Siamo in Basilicata, nella provincia di Matera e fra i comuni di Montalbano Ionico e Craco. Luogo di partenza della nostra escursione in mountain bike, la vecchia stazione ferroviaria Calabro-Lucana di Montalbano Ionico. Si parte per l'avventura! Sì, sì! E sullo sfondo Cozzo Iazzitelli, 289 metri sul livello del mare. Il giro inizia bene, sterrato e ben asciutto, perché naturalmente siamo in esplorazione. È adesso che comincia l'avventura! E sullo sfondo la catena del Pollino, ancora innevata. E la vecchia masseria Iazzitelli ormai diventata un rudere. E qui stiamo percorrendo il tratturo di Pisticci. Ed ecco la nostra meta, Craco, che tra non molto raggiungeremo. Sì. Ecco qua. Quella là, sì. Sì, sì. E Tempa Petrolla, 276 metri sul livello del mare. Ed ecco, siamo quasi giunti a Tempa Petrolla. Petrolla. E in vetta anticamente c'era un fortino e sono rimasti i ruderi. Ecco di nuovo la catena del Pollino e sullo sfondo Craco Peschiera e questa è Pisticci. Ed ecco Craco Vecchia. Qualcuno l'ha attrezzata anche per arrampicarsi.
E dopo averlo osservato nelle varie prospettive, si riparte. Ed ecco nuovamente Tempa Petrolla alle nostre spalle. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. E sullo sfondo la masseria Petrolla. You let her go. Davanti a noi la località Magliocchino. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and you go so fast. You see you when you close your eyes. Maybe one day you'll. E questa fontana si trova vicino alla statale 176. Ed ecco nuovamente Craco, ci avviciniamo sempre di più. E questa è la fonte di San Lorenzo e ci troviamo nella località Trinconigro. E Craco è sempre più vicina. Ed eccoci giunti al paese fantasma e siamo a quota 350 circa. E qui ci siamo fermati perché non si può. Da qualche anno non si può più accedere se non con una guida, con il costo di 10 euro per l'itinerario previsto. Io che l'ho visitato alcuni anni fa, ho alcune immagini che ora vi farò vedere. E Craco si trova in Basilicata, in provincia di Matera. Sorge sulla sommità di un colle che domina la valle del Cavone. Costruita su argilla e roccia intorno ad un colle che ha in cima la torre normanna. Craco venne parzialmente sgomberata nel 1963. Anticipata dagli smostamenti di fine 800, la frana provocata da una somma di cause, incluse le perdite dell'acquedotto e della fogna, che inondarono il sottosuolo argilloso, fece scivolare le case a valle. E questo è quello che rimane del vecchio panificio. Nel 1972 l'alluvione diede un altro colpo e Craco slittò ancora e scivolarono i muri di contenimento e le vallificazioni che dovevano sorreggerla. E così la terra inghiottì il campo sportivo e un lembo di paese. Nel 1978 il regista Franco Rosi arrivò per girare il suo Cristo si è fermato a Eboli. Qualcuno a Craco viveva ancora, poi nel 1981, dopo il terremoto, i crachesi fecero le valigie e vennero trasferiti in parte nella contrada Sant'Angelo e in maggioranza nella frazione di Peschiera, a 7 km dal borgo, che oggi è il nuovo paese. L'illusione che questa potesse diventare la dependance di Cinecittà, a pochi chilometri da Bernarda, la patria di Francis Ford Coppola, sarà ingoiata alla realtà. Il set è saltuario. Se serve un paese fantasma, dall'aspetto miserabile, la vecchia Craco è perfetta per un film. Mel Gibson l'ha scelta per impiccarci Giuda in The Passion, Caterina Hardwich per girarci in Nativity e Fabio Segatori in Terra Bruciata. Bruce Beresford per King David, Il sole anche di notte di Paolo e Vittorio Taviani e Tre fratelli di Rosin. Craco ora non frana più.
La rete dei sensori collocati tutti intorno, da Craco Ricerche gestiti dall'Enea, dicono che è stabile. Quel giorno che la visitai, nel 2010, purtroppo c'era molto vento e quindi decisi di non entrare all'interno del paese come la prima volta. E fu bellissimo, visitai la chiesa e tante altre case e i viottoli. Fu una cosa meravigliosa. Ed oggi abbiamo visto alcune persone lavorare e mettere in sicurezza i percorsi per i turisti. Ed ora si riparte. Ed ora circa 250 metri di dislivello, tutti in discesa. E il tratturo qui è completamente avvolto dalla vegetazione. Ed ora siamo sul versante opposto e si risale, e sullo sfondo naturalmente Craco, e qui siamo in località Macchitelle, e sullo sfondo Tempa Petrolla. Ed ora si risale per la località Mesole Cavaliere. Ed ora di nuovo discesa, e sullo sfondo sempre Craco. Ed ora siamo nelle vicinanze di Craco Peschiera e quindi ci andiamo a bere una bella birra, e si riparte da quota 75 fino a 150 metri circa, passando per la masseria Bonelli e la masseria Granatella, e poi infine si giunge alla macchina. Come è andato, ragazzi, oggi? Allora, meraviglioso, grandioso, indimenticabile, eccezionale, uno spettacolo, ragazzi.